loro venuto per come arriva con che clienti loro venuto dentro. Dopo parlato, uno vuole rubare, uno qui, perché loro era un po' di gente, no? 7-8 persone, venuto uno di là, uno di là, uno di là, questo. Ma giovani! Giovani, sì. Spedizione punitiva in piena regola lunedì sera nei confronti di un negoziante bengalese 34enne in via Circonvallazione a Mestre. La banda di ragazzini è entrata scaglionata, hanno iniziato a rubare e quando il 34enne ha cercato di impedirlo è stato aggredito. Un pugno al volto, tanto che dall'orecchio è uscito sangue. Poi i criminali hanno iniziato a tirargli i contenitori del latte in polvere e altri oggetti per poter fuggire. Adesso noi era paura, perché non lo so, forse domani, dopodomani arriva ancora, noi come facciamo? Dopo io ho fatto oggi, ho fatto denuncia, vediamo come è la situazione. Non è la prima volta che la comunità bengalese viene presa di mira. Non è che prima volta questo anno, perché è successo anche mese fa, mese di gennaio, messe una volta via col moschino un ragazzo che veniva dal lavoro mezzanotte, allora 3-4 ragazzi venuto vicino, chiesto sigarette, poi quando lui ha detto che non ce l'ha, poi hanno picchiato, portato via portafoglio e telefonino. E Marghera è successo altre 2 volte, questa è la terza volta a Marghera, però io ho paura dei nostri giovani, perché quelli che è successo fino adesso, sempre è successo con le comunità bengalese, quelli che più deboli, quelli che tornano dal lavoro mezzanotte, dopo mezzanotte, che è sui 35-40 anni, quelli con loro. Loro lo sanno che i bengalesi sempre hanno qualche soldino in tasca, oppure hanno un cellulare, oppure ha qualcosa sempre, se battono con loro riescono a cavare qualche soldini o riescono a prendere telefonini per vendere 20-30 euro. Per questo, secondo me, non vedo niente altro, solo per i soldi. Circa 2 anni fa la comunità bengalese era finita nel mirino di alcune baby gang che a più riprese hanno rapinato e picchiato negozianti o passanti. Fu fatta anche una manifestazione pacifica per chiedere maggior protezione, appello che torna oggi ancor più di ieri. Come portavoce della comunità chiedo più controlli serali, chiedo anche signor sindaco, chiedo dirigente della polizia se fa avere più controlli serali, perché nostra comunità che lavorano a Venezia, che tornano dopo mezzanotte, è là che dobbiamo avere un po' di più sicurezza. Non solo per noi, io chiedo per tutti gli abitanti della comune di Venezia dove succede Mestre e Marghera, chiedo per tutti.